Sì, gli ostini di Pescara. Qui in fondo le case in costruzione, perché giustamente qui devono fare un parco, quindi hanno costruito le case vicino. Da quanto tempo ci sono questi orti? Questi orti ci sono, il primo ortista presente è del 1964, però era già coltivato a campo nel secondo dopoguerra, segale e grano. Poi ovviamente essendo la cascina di almeno 300 anni, qui in zona si coltiverà. Sì, sì, prima i campi che arrivavano fino all'attuale appunto confine con la villa Litta Modignani e il suo parco erano della famiglia Castelbargo Albani, che l'aveva comprata quando erano stati chiusi gli ordini monastici dal monastero delle Madri Agostine di Sant'Agnese. Sono sempre stati destinati a coltivazione e la mappatura presente al catasto coincide con quella del primo catasto teresiano del 1700. E come vi diceva lei, questi campi tra pochi giorni potrebbero non esserci più? Sì, sì, verranno sgomberati da parte della cooperativa edificatrice che deve realizzare per conto del comune un parco urbano. Noi sostanzialmente si spianano gli orti, compresi tre ciliegi che hanno 50 sì, anni? Ci sono questi tre ciliegi che hanno più di 50 anni, sono qui da diversi proprietari di orto fa. Ci sono due noci molto grandi, anche le robinie hanno superato il tetto della casa. Ah. Sì, vabbè, la robinia è una pianta abbastanza infestante. Abbastanza infestante, sì, però anche quel ciliegio là ha un tronco enorme, lì al confine. La prima parte degli orti, che si chiamava Orti Belli, era gestita da un'associazione di abitanti del quartiere, è stata sgomberata 3 anni fa e per far posto al cantiere. E adesso devono sgomberare la seconda parte e a giorni stiamo aspettando la data dello sgombero. Quindi spianano tutto questo per fare un normale parco, cioè un giardinetto? Sì, un comune giardinetto poco frequentato. Anche magari dai futuri abitanti, sono 450 appartamenti, due torri da 18 piani, cambierà notevolmente l'habitat e l'ecosistema dell'isolato. Noi quindi ci stiamo impegnando assieme agli abitanti della cascina e degli altri condomini attorno, abbiamo costituito un'associazione con gli ortisti storici che hanno aderito quasi nella totalità. Gli orti di Cascina Albana appunto si chiama, e il giovedì 6 dicembre abbiamo il primo incontro al consiglio di zona per chiedere l'assegnazione di uno spazio all'interno di questo futuro parco per continuare a destinarlo a attività agricola come sempre è stato nella storia di questo posto. Noi vorremmo poi allargarlo appunto a tutte le attività del quartiere che stiamo facendo con le altre associazioni per far sì che questo posto continui a essere vivo, comunque curato. Perché essendo a ridosso una strada a alto scorrimento come via Bovisasca e una ferrovia, c'è il rischio che vada abbandonato o comunque finisca nell'incuria. Gli ortisti negli anni hanno prodotto grande cura e manutenzione del territorio. Ci sono scorci all'interno di questi orti che fanno sembrare proprio di essere in campagna più che all'interno di orti urbani come se ne trovano in giro nelle periferie delle metropoli in Europa. Queste sono ex case di ferrovieri che poi man mano sono state acquistate e anche la cascina fino al 1923 era appunto di proprietà di questi Brivio, che l'avevano acquistata dai Litta Albani da cui prende il nome, e nel 1923 diventa condominio. La base originaria della cascina, che è presente già nei documenti attorno a Milano del 1500, era pianta aperta. Poi a fine 800 e 1877 è stata chiusa con la costruzione di stalle e granai ed è stata sopraelevata di 2 piani e appare come la vediamo noi oggi. Da allora praticamente non è stato prodotto niente, i ballatoi sono ancora in legno, è stato solamente rifatto il tetto con il coppo moderno rispetto alla copertura originaria. E noi adesso noi ogni anno facciamo un'iniziativa all'interno del cortile, facciamo una festa, vengono 200 persone da quartiere da Milano, per comunque è un luogo gradevole dove passare del tempo, organizziamo. Poi c'è cortili aperti. Sì, sì, abbiamo fatto quest'anno, abbiamo partecipato anche a Cascine Aperte. Sì, sì, sì. E anche se non siamo, cioè non è di proprietà del comune, ma è di proprietà dei singoli privati, è un condominio.
al stato dell'arte, però partecipiamo a tutte le iniziative che riguardino gli orti, la cura del verde. E la cosa impressionante è stata appunto la capacità di aggregazione che abbiamo avuto con questi ortisti, che comunque sono interessati a portare avanti questo discorso di continuare la cura del territorio come facevano prima, anche se perderanno ovviamente la maggior parte dello spazio disponibile. Qua gli orti vanno da 100 anche a 1500 metri quadri a testa e sono sempre tutti coltivati, non c'è mai stato abbandono del territorio. 100.000 metri quadrati a testa? Sì. Perché io vedo che arriva fino a lì, fino sì, a lì, fino alla strada, e poi l'altro confine è la recinzione del cantiere. Recinzione qua. E poi fino alla ferrovia. Ah, fino alla ferrovia. Ah, okay. Questi in tutto sono 20.000 metri quadri, 2 ettari, quelli che vediamo da qua sopra.